in possesso di palla. È una partita molto importante per il campionato di imbattibilità che apparteneva all'Ajax dal 1971, è l'occasione più che ghiotta per cercare di riaprire anche il suo campionato. Andiamo subito alla lettura delle formazioni. Vex, difesa con Gali, Saidi, Pauve e Basto. Centrocampo con Song, Ono, Boss. Ultime tre partite aveva sostituito l'infortunato Venla ad appoggiare sulla sinistra a Brun. Basto, contrastato efficacemente da Park. Park porta la palla, serve, impreciso il lancio di Basto, e con questa palla Park, una striscia di imbattibilità davvero impressionante. Park, Paur cerca Calù, Calù si allunga troppo il pallone, glielo soffia dunque Park, scodellata di Park in profondità, avanti di Oyer, contrasto tra Barke, sta evidentemente soffrendo, sopra caso di dirlo, a meno 14, e anche se siamo solo alla 16ª giornata sembra davvero un distacco incolmabile, insomma, per la squadra di Gullit significherebbe davvero l'addio alle speranze di vittoria in campionato. Soprattutto da quanto si è visto in campo fino adesso non si vede come questo Feyenoord contro questo PSV possa avere speranze di rimonta. Quello dell'attaccante del Feyenoord che è scarsa, stia da Gomes, iniziativa interessante di Hore, elegante il suo pallonetto, ha di un fortuito quanto comunque violento scontro con Bosca, fortuito difensore portoghese, rivediamo, è un gioco pericoloso abbastanza evidente, una pedata che, anche se vediamo come sembra comunque sovrastato, Gorda, Oyer, Park mette in movimento, scatto in fuorigioco, fuorigioco che palla intercettata da Oyer che rilancia mettendo in movimento Park, che tutto il rigore non ha inquadrato per niente la porta di Gomes. Probabilmente gli uomini di Hiddink non si aspettavano di, il tifoso del Feyenoord non sembra particolarmente entusiasta dello spettacolo come abbiamo visto poc'anzi. Saranno sicuramente la pausa invernale tra il 17 e il 19 di dicembre. La partita che vi proporremo sarà tra l'Adeo, più per la frustrazione di una gara subito in salita, ma che poi si è rivelata molto corretta. L'avanzo di Park, dialoga con Oyer, ancora il coreano può crossare, porge a Oyer, la conclusione di Gomes, da Farfana a Park. Park porta il pallone sulla destra, affrontato da Basto. Queste due squadre che si stanno dando lotta in una delle partite chiave del girone d'andata della Eredivisie. A questo punto ha tutto l'interesse a rallentare il più possibile il ritmo della partita. Oyer. Oyer cerca Park. Ovviamente compromessa e che torna in discussione, ma c'è il contropiede con Beasley. Rivediamo. Park mette in movimento Beasley. Intervento sul pallone, sventagliato in avanti per Park, fanbombe dei due giocatori coreani, qui dei tre giocatori di Gomes, possibilità a questo punto di contropiede, vediamo come verrà con Kite, nella linea di posizione di ala destra, contrastato però il giocatore del Feyenoord, riprende la palla Park che cerca di mettere in movimento Von Lanten, Saidi fa buona guardia, rischia qualcosa Saidi, un accenno di cintura da parte di Von Lanten. Park caparbiamente lotta con Boskart per il possesso di palla. Un gol. Quando siamo giunti al 18esimo nel corso del il Feyenoord, chiaramente non c'è prima stagione, la gara del De Kuip che stiamo seguendo in esclusiva su Sport Italia. Dopo la gara contro la Spagna, mentre vediamo Park, Park si porta in avanti, il tiro di Park, o meglio l'intuizione di Kite dall'anticipo di Alex, riparte Park che mette in movimento Oyer sul Feyenoord, palla a Lee, Lee deve affrontare l'altro numero 3 Saidi, appoggio l'indietro a Beasley, il colpo di testa di Basto in anticipo su Von Lanten, e con questa palla lì, anzi Park,
davvero mi sta a venire le distanze. Intanto Park cerca Hoyer, conclusione di, per usare un termine tennistico, sprecato dal Besve, il gol del possibile 4-1. Park sulla destra, d'altronde Hoyer di mestiere fa il difensore, quindi è mancato di quel istinto del gol che quest'anno. Mentre rivediamo la bella azione di contropiede del Besve, triangolo tra Park e Hoyer, Hoyer finisce a Vogel, Park, palla riconquistata. Buffel gioca abbastanza decentrato rispetto alla destra, serve Park, in corso nella ripresa, il orario delle 12.30 per seguire Ado Denaro.